Ciao ragazzi, eccoci qui per continuare il discorso relativo alla filosofia cristiana, sempre all'interno di quella prefazione, di quella introduzione, prima di parlare della grande filosofia medievale che si esplica nella patristica e nella scolastica. Allora, andando per ordine, ci stiamo riferendo al periodo storico, parliamo del primo secolo d.C., secondo secolo d.C., un periodo nel quale avviene l'incontro-scontro inevitabile, direi, tra la dottrina di Cristo e quindi la sua predicazione, ma anche gli insegnamenti riportati poi dai discepoli e la filosofia greca, quella filosofia che dai cristiani viene definita appunto pagana. E dal punto di vista geografico, di quali zone stiamo parlando? Chiaramente la predicazione di Cristo ben presto dal luogo di nascita, quindi dalla Palestina, si sposta poi un po' in tutto il bacino anche del Mediterraneo. Ovviamente sappiamo che i luoghi dell'impero romano divengono poi a tutti gli effetti zone di predicazione cristiana, ma anche appunto altre zone interessate dall'impero romano, soprattutto il bacino del Mediterraneo che ha a che vedere con il Nord Africa. Troviamo fortissimi interessi a Cartagine, ma li troviamo anche per esempio ad Alessandria in Egitto. Ecco, anche la Turchia è un ottimo bacino di interesse. Difatti troveremo la figura di Paolo, San Paolo per la tradizione cristiana, che nasce proprio in Turchia. Però andiamo per ordine. Allora, abbiamo parlato della continuità e al tempo stesso dell'originalità di questo messaggio cristiano, altrimenti non riusciamo a capire come mai poi la filosofia cristiana effettivamente abbia una sua grande originalità, ma in qualche modo vuole in un certo senso rimanere legata alla grande tradizione greca. Vedremo appunto che la patristica sarà questo tentativo, diciamo, di attrarre, ecco, nelle proprie, di attrarre all'interno del proprio bacino culturale sia gli insegnamenti, grandissimi insegnamenti della filosofia greca, ma anche la novità, imperante, fondamentale della dottrina di Cristo, appunto del messaggio cristiano. Quindi vi ho già spiegato un po' di che cosa parla la patristica, ma poi lo farò in un altro video in modo più particolare, più dettagliato. Allora, vi dicevo, adesso parliamo di quelli che vengono considerati gli scritti filosofici cristiani e ne abbiamo sostanzialmente due. Prima di tutto il quarto Vangelo, quello che viene chiamato Vangelo di Giovanni. Voi sapete che i Vangeli, se andate a prendere una comune Bibbia, trovate che i Vangeli sono quattro. Gli evangelisti, quelli che vengono chiamati Vangeli sinottici, sono scritti dagli evangelisti Luca, Marco e Matteo, sinottici perché contengono dei parallelismi, delle affinità, si narra sostanzialmente della vita appunto di Gesù, ma il Vangelo di Giovanni contiene una novità che gli altri non hanno. Più che novità, c'è qualcosa di diverso. I cristiani parlano del Vangelo spirituale, ma chi studia filosofia dice che il quarto Vangelo è proprio un Vangelo filosofico. Difatti pare che il Vangelo di Giovanni sia un tentativo di comprendere il messaggio cristiano in chiave filosofica. Perché diciamo questo? Perché si dice questo? Si dice perché, se noi facciamo attenzione già all'incipit iniziale del Vangelo di Giovanni, troviamo qualcosa di veramente sensazionale che non c'è negli altri Vangeli. In principio era il Logos, tradotto come verbo, in principio era il Logos era presso Dio, il Logos era Dio. Qualunque studioso di filosofia sa che il concetto di Logos è un concetto che nasce proprio dalla tradizione greca antica. Eraclito ci parlava di questo logos che era quella legge razionale che sta a fondamento dell'universo, una legge che in qualche modo definisce anche i mutamenti, il divenire, e anche gli stoici, di cui i romani sono profondi conoscitori, perché la filosofia stoica prende molto piede appunto a Roma tra le persone ricche, abbienti, insomma colte, e anche lo stoicismo riprende il concetto di logos. E quindi ad un certo punto Giovanni, nel suo Vangelo, scrive in principio era il Logos, ed è immediatamente chiaro che questo Logos è un concetto filosofico, solo che Giovanni cosa fa?
nel dire che Dio è Logos e che Cristo coincide con il Logos, cosa fa? Spoglia questo termine Logos di tutte le accezioni greche e lo riveste con novità appunto della tradizione cristiana, della nuova, ancora non c'era proprio la tradizione cristiana, ma del nuovo messaggio cristiano. Cristo è il Logos, Cristo è il Verbo che sin dall'inizio era presso Dio e che coincide con Dio. Il secondo punto filosofico è proprio quello che riguarda il rapporto tra Dio e Cristo. Che rapporto c'è tra i due? Dice Giovanni, c'è un rapporto di filiazione. Cristo è figlio di Dio, ok? Quindi c'è questo rapporto di padre-figlio e al tempo stesso Cristo è anche il salvatore dell'uomo. Il peccato che aveva inabilitato l'uomo nella relazione con Dio, adesso invece, grazie al sacrificio di Cristo, ridà nuovamente nelle mani dell'uomo l'abilitazione per potersi riunire con il Padre. C'è una preghiera che sempre diciamo nel Vangelo di Giovanni, in questo quarto Vangelo, viene ripreso dove Gesù fa proprio questa preghiera dicendo: Padre, io voglio che dove sia io, dove sarò io, una volta poi ritornato alla casa del Padre, siano anche coloro che tu mi hai dato. Ecco, quindi c'è questo rapporto di filiazione, ma al tempo stesso Gesù che intercede per i suoi discepoli e in quanto salvatore dell'uomo intero desidera anche il meglio per l'uomo. Quindi, per quanto riguarda il primo scritto filosofico cristiano, abbiamo questo Vangelo di Giovanni. Andiamo agli altri grandi scritti che sono tutti quanti contenuti nelle lettere di Paolo, perché le lettere di Paolo sono appunto il secondo grande troncone di scritti filosofici cristiani. Paolo, vi dicevo prima, ebreo ma nato in Turchia, perché per effetto della diaspora, diciamo che la famiglia era emigrata in Turchia. In realtà un buon gruppo di ebrei era emigrato in Turchia dopo la diaspora. Sappiamo che un gruppo si andò verso la Spagna, un altro gruppo verso il centro dell'Europa, appunto gli Ashkenaziti, Sefarditi Spagna, e c'è diciamo una zona della Turchia dove invece si sono rifugiati una serie di ebrei, un buon numero di ebrei. Paolo appartiene a questa tradizione, lui è ebreo. Nasce in Turchia a Tarso e lo stesso geografo Strabone ci dice quanto Tarso fosse una cittadina aperta alla filosofia greca, un punto culturale fondamentale, forse anche più di Alessandria e della stessa Atene. Per cui Paolo nasce e cresce in un contesto che ha a che fare con la grecità, che ha a che fare con la filosofia greca. E Paolo è uno dei pochissimi ebrei che parla perfettamente il greco, ovviamente questo era comune anche agli altri ebrei nati in quella zona, però ecco, Paolo conosce perfettamente il greco e ha studiato però con gli ebrei perché è ebreo e quindi lui ha in mente esattamente le categorie filosofiche della filosofia greca, per cui è l'uomo che può effettivamente compiere questa operazione di traduzione filosofica tenendo presente la filosofia greca, ma anche il messaggio della novità di Cristo. Badate bene che Paolo non conoscerà personalmente Cristo, o meglio, lo conoscerà, ma in una forma molto particolare che non ho il tempo di raccontarvi. Chi ha piacere di saperlo, legga le lettere. C'è proprio un incontro, anche l'incontro-scontro con Cristo. Pensate che Paolo era uno che perseguitava i cristiani. Poi ad un certo punto perderà questo vizio e inizierà invece come dire, a fare tutt'altro, per esempio scrivere queste lettere. Quali sono i punti fondamentali filosofici delle lettere di Paolo? Prendiamo per esempio la lettera dei Romani. Allora, innanzitutto il fatto che Dio sia conoscibile attraverso le sue opere, chiaramente la natura, la physis, ok? Già rivela alla mente umana, alla ragione umana, l'esistenza di un creatore. Di conseguenza, lo stolto dice Dio non esiste, perché una normalissima persona di media intelligenza può già da sé, guardando l'opera di Dio, inferire la sua esistenza. Quindi, primo concetto filosofico è quello legato all'esistenza di Dio, dimostrata dalle sue opere
Poi, secondo punto, parla della dottrina del peccato originale e della grazia. Dice Paolo in Romani 5,12, per chi volesse andare a guardare nelle lettere, nel Nuovo Testamento, dice Paolo, per effetto di uno, per colpa di un uomo, il peccato è entrato, diciamo, nell'umanità tutta, chiaramente quell'uomo è Adamo. Però per merito di uno solo, e quello è Gesù Cristo, ecco che il peccato evolve nella grazia. E quindi coloro che crederanno nel sacrificio di Cristo, a quel punto avranno la cancellazione del peccato, ok? E riusciranno, grazie alla grazia e alla fede, a accedere al piano della salvezza. Terzo punto, il contrasto tra lo spirito e la carne. Dice Paolo nelle sue lettere, la strada, la carne, ecco, ha una, come dire, fa una strada, percorre una strada che è completamente opposta alla strada che compie lo spirito. Attenzione, perché anche questo ha un eco con la filosofia greca. Se voi pensate ai filosofi antichi, i quali ci hanno sempre ribadito di non seguire la carne, di non seguire le passioni, in quanto le passioni terrene non sono durature, ma le passioni terrene inabilitano l'uomo, lo rendono schiavo. Ecco, questa eco la ritroviamo chiaramente anche nelle lettere paoline, perché dire che la strada della carne non ha nulla a che vedere con la strada dello spirito significa dire che le opere della carne e quindi le passioni, vivere secondo le passioni, significa vivere secondo schiavitù. Mentre invece, ecco che vivere secondo lo spirito, quindi secondo il messaggio cristiano che nutre lo spirito, è la vera vita libera. Altro punto delle lettere di Paolo, la Chiesa è vista come il corpo di Cristo. Cristo non ha inteso fondare una religione, ma certamente ha voluto costituire una chiesa. Questa chiesa è il suo corpo che ha tante membra e che deve funzionare come un corpo unico. Ok? Poi c'è il tema della vocazione, secondo la quale ciascuno di noi è chiamato secondo un proponimento, è chiamato ad adempiere la propria chiamata. Nel mondo del cristiano, nessuno, ma proprio nessuno, nasce senza motivo. Ciascuno di noi è chiamato ad avere un ruolo specifico e deve adempiere alla propria chiamata. Questo è scritto in 1 Corinzi 12, 4, 7. Ultimo punto, il concetto di agape, ovvero il concetto di quell'amore che i latini poi hanno tradotto con il termine caritas, ok? La caritas, cioè l'amore, l'agape, deve essere lo stile di vita del cristiano, e questo è narrato in 1 Corinzi 13. Che altro dire? Una cosa importante su questi due punti finali: il tema della vocazione e il concetto di agape ci riportano proprio a quelle comunità cristiane storicamente determinate del primo secolo, che chiaramente sono chiamate, tutti all'interno sono chiamati ad adempiere alla propria chiamata per il bene della comunità intera, del corpo di Cristo intero, e a realizzare il messaggio di Cristo non solo come aspetto teorico, ma come fondamento morale. Quindi sono chiamati a portare nel mondo l'insegnamento cristiano reale. Questo insegnamento cristiano reale chiaramente passa per l'amore nei confronti del prossimo. Allora, io chiudo qui questo video dove abbiamo parlato appunto degli scritti filosofici cristiani, sia del Vangelo di Giovanni, del quarto Vangelo, che degli scritti di Paolo, e vi do appuntamento al prossimo video dove invece inizierò a parlare della patristica. Ciao ragazzi!